Sono Roberto di Sicilia Nascosta e oggi vi porto alle Gole del Drago, Corleone, provincia di Palermo, e vi racconterò la sua storia. Iscrivetevi al mio canale YouTube, Sicilia Nascosta, itinerari poco conosciuti, lasciate un like e attivate la campanella per essere avvisati per i prossimi video. Buona visione! Lungo la strada che collega Ficuzza con Corleone, seguendo la vecchia linea ferroviaria che collegava Palermo a San Carlo, si arriva a un punto dove il torrente Frattina si butta tra le rocce calcaree quasi a essere inghiottito. Avvicinandosi al letto del torrente, si può notare come questo, attraverso l'azione erosiva dell'acqua, abbia solcato nel tempo la roccia, formando voragini, mulinelli e piccole cascate, nella quale prima di scomparire e poi raffiorare tra i massi e la vegetazione. Di notevole interesse sono le marmitte dei giganti, cioè grandi buche cilindriche e profonde dove l'acqua assume un andamento vorticoso. Nel tratto dove la pendenza si attenua, si sono formate delle pozze con acqua limpida dove è possibile fare il bagno, fra le felci, i salici e gli olmi, ed in compagnia di una ricca fauna locale, come le libellule. Le pareti che chiudono il versante sono ammantate di piante rupestri di grande interesse botanico, come l'euforbia legnosa, il cavolo del monte, il garofanino e il cappero. Tra gli anfranti della roccia trovano rifugio colombi, taccole e rapaci come il gheppio e il falco pellegrino. Si può arrivare fino alla vasca principale, dove si può stare all'ombra dei grandi salici e pioppi, e qui il torrente Frattina scende verso il Belice assumendo un andamento più tranquillo. Spero che il mio racconto su Sicilia Nascosta vi sia piaciuto. Al mio prossimo video. Ciao!